questa è una sola. Ma sono consapevole che per quanto improbabile ad abbracciare i demoni i colpi sono più deboli. La rabbia di un errore mi spinge a riprovare ancora mille volte. Mi lascerai le mani e rincorrerò il tuo sguardo da lontano, parlandoti nel conoscersi nei sogni ed è nostro l'universo. Viviamo delle scelte, viviamo controvento. Smettiamo di sbagliarci al di là del nostro intento. Alza gli occhi al cielo e poi tu puoi essere ciò che vuoi. Se ti perdi nell'abisso ci sto più dentro. Avete ascoltato la sigla del meeting realizzato dallo Spazio Giovani. Lo Spazio Giovani è il consultorio dell'AS di Parma. Si tratta di un servizio gratuito, accessibile senza appuntamenti. spaziogiovani.asl.pr.it, il sito internet dello Spazio Giovani, oltre a fornire ai ragazzi informazioni utili sui temi quali sessualità, droga, alimentazione, alcol, lavoro, sicurezza stradale, dà la possibilità di richiedere informazioni via mail. Lo Spazio Giovani ti aspetta, sai, del 14 ai 20 anni in via Melloni 1B, alla fine di via Cavour. Vi ricordiamo il 4, il 5 e il 6 maggio il 12° meeting giovani con il tema Il male che fa bene, al teatro al parco. Indovina chi viene in radio. Oggi siamo con Alice Mora, una delle giovani protagoniste dell'avventura di cui vi parleremo, e Esmeralda Lusito dello Spazio Giovani dell'AS di Parma, alla quale chiediamo: che cos'è lo Spazio Giovani? Lo Spazio Giovani è un consultorio per adolescenti, è diciamo un luogo dove i ragazzi possono trovare risposte ad alcune loro domande, a dubbi, aiuto in situazioni difficili. Chi si può trovare allo Spazio Giovani? I ragazzi possono trovare psicologa, ad esempio, per tutto quello che riguarda problemi più legati alla sfera emotiva, alle relazioni con gli altri, oppure l'ostetrica e la ginecologa per quello che riguarda l'affettività e la sessualità, e la nutrizionista per tutto quello che riguarda invece l'alimentazione e il proprio rapporto con il cibo. Alice, parlaci di te. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinta a partecipare a questo gruppo? Allora, principalmente avevo visto una mia compagna di classe iniziare questo percorso anni fa e sentivo ultimamente di aver bisogno anch'io di qualcosa che mi permettesse di esprimermi e ho ritenuto questa un'occasione per farlo. Uno dei motivi, tra l'altro, per cui vale davvero la pena partecipare è il fatto che ci permette di trattare e condividere i pensieri che credo possano essere di qualunque adolescente, quali la paura, l'insicurezza, l'amore per un qualcosa, l'amore non ricambiato. Parlarne e affrontarlo in una maniera produttiva piuttosto che farlo annegare all'interno di emozioni negative e poco piacevoli.
Ogni anno organizzate un meeting di giovani. Che iniziative proponete? Il meeting inizia con l'inizio dell'anno scolastico, quindi a ottobre noi proponiamo una tematica sulla quale lavorare e le varie scuole o i gruppi di giovani che decidono di partecipare iniziano con un percorso di riflessione su questo tema. Nella, diciamo, seconda parte di questo lavoro invece c'è tutto un lavoro creativo grazie al quale i ragazzi preparano un loro contributo artistico da portare nelle giornate conclusive del meeting, che sono appunto giornate ricche di spettacoli, danza, teatro, video, a seconda di quello che i ragazzi hanno deciso di proporci. Qual è il filo conduttore di quest'anno? Il tema di quest'anno è il male che fa bene ed è stato scelto, anzi proposto, dai ragazzi che hanno partecipato al meeting dell'anno scorso. Alice, inoltre sappiamo che nella serata conclusiva avete organizzato un evento particolare. Di cosa si tratta? Lo spettacolo che faremo, appunto quello conclusivo, il 6 maggio, tratterà del male che fa bene, che è una situazione in cui ognuno di noi si è trovato, che inizialmente ci ha fatto magari soffrire, stare male, ma che successivamente si è rivelato produttivo e che ci ha permesso di crescere, e vale davvero la pena di essere sentita, perché è l'opinione diversa di ragazzi diversi ma che riescono ad accomunarlo in una tematica che ci rappresenta ognuno a modo nostro. Ringraziamo Alice Mora e Smeralda Lusito per essere state qui con noi.